quando si fa riferimento a una minaccia per la democrazia, prendo a prestito gli appunti o i saggi che all'interno del Rottame Italia hanno scritto giuristi come Paolo Maddalena, che è stato vicepresidente della Corte Costituzionale. Rottame Italia è il titolo che avete dato, certo, al libricino. Rottame Italia è l'ebook scaricabile dal sito di Altra Economia. E Maddalena fa riferimento in particolare ad alcune disposizioni all'interno dello Sblocco Italia che andrebbero a ledere diritti costituzionalmente riconosciuti, ad esempio quelli delle amministrazioni locali, in particolare le regioni, di partecipare al procedimento, di partecipare in maniera attiva ai procedimenti con cui si prendono le decisioni in maniera a progetti che riguardano i territori. E poi c'è, credo importante, anche l'intervento di Massimo Brai, che ha avuto anche incarichi di governo recentemente nel nostro paese. Lui sottolinea come la decretazione d'urgenza per una serie così ampia di materie non sia utilizzabile e che nel decreto specifico Rottame Italia si arriva ad approvare, a convertire in legge il decreto senza aver posto nella documentazione che accompagna il decreto nessuna analisi dell'impatto sulla vita degli italiani, sulla struttura del paese. Il testo del decreto è molto semplice, c'è solo l'articolato.